Ben ritrovati amici di android.net. Purtroppo la puntata di febbraio è saltata per via del Mobile World Congress, ma rieccoci con la quinta puntata di Giochi for Android per marzo 2017. E per farmi perdonare la puntata saltata, questo mese ben 5 giochi. Partiamo subito da Virexian, uno sparatutto frenetico in stile 8-bit della grafica sparaflesciosa e accompagnato da una bellissima musica elettronica in stile sala giochi. Beh, i controlli sono molto semplici: sulla sinistra abbiamo uno stick analogico per muovere la navicella, sulla destra invece con uno stick analogico sempre si va a direzionare la parte in cui si spara, oppure con un doppio tap si può fare uno scatto per scappare alle astronavi nemiche. Il gameplay quindi è molto facile e, andando avanti per i livelli distruggendo le navicelle nemiche, si possono ottenere dei power up diversi, cioè delle armi diverse che sparano missili, laser, eccetera eccetera, veramente curatissime, molto divertente da giocare. Se avete voglia di un gioco frenetico e senza sosta, questo è quello che fa per voi, anche perché è gratis sul Play Store la versione di demo, tra virgolette, dove si possono giocare i primi livelli, oppure poi acquistandolo a 2,09€ si può ottenere la versione completa con nuovi livelli, nuove modalità di gioco, e insomma ve lo consiglio veramente. Il secondo gioco in realtà non è un gioco, ma è una raccolta di giochi, si chiama Pocket Arcade, e appunto è una mini sala giochi all'interno del vostro smartphone. Sono tanti piccoli giochettini per passare quei 5 minuti di pausa in cui non si può fare qualcosa di più impegnativo, ma sono divertenti. C'è ad esempio il gioco con il braccio meccanico per andare a raccogliere un peluche, oppure quello dove si mette dentro una monetina che viene sparata per cercare di farne cadere di più da in fondo, c'è la possibilità di giocare un acchiappa alla talpa però con gli alieni, oppure ancora il gioco di fare più canestri possibili con il pallone che torna sempre giù ogni volta. Beh, sono tanti piccoli giochettini, ovviamente non è un gioco particolarmente studiato, però la grafica è ben realizzata, la musica anche quella è divertente e soprattutto è free to play, è gratis all'interno del gioco. Servono i gettoni per giocare a questi minigiochi, ma a parte questo si possono ottenere o guardando una pubblicità oppure pagandoli con acquisti in app, ma magari anche solo guardare una pubblicità al giorno e fare qualche partitina ogni tanto è alla fine un buon passatempo. E andiamo avanti con Crash of Cars, un multiplayer online di auto che però non è il solito gioco di corse su pista, ma è più vicino ad un Mario Kart. Avrete la vostra macchina e l'obiettivo è andare a raccogliere più corone possibili all'interno dei livelli, che si possono raccogliere o trovandole in giro oppure andando a raccogliere dei power up in dei blocchi con il punto di domanda, e qui capite perché mi riferivo a Mario Kart. Da qui si ottengono dei power up che si possono usare per distruggere gli altri avversari che hanno già varie corone per rubargliele, ovviamente stando attenti a non farsi distruggere. Il gameplay alla fine è molto molto semplice, ma è azzeccato e soprattutto secondo me non stanca. Si parte per passare quei 5 minuti e poi alla fine si va a finire che dopo mezz'ora si è ancora lì a giocare, perché è molto molto divertente. Per il resto comunque giocando si ottengono delle monete che si possono usare per acquisire nuove auto o verniciature per le proprie auto, ma se si vogliono le auto più rare o le verniciature più belle bisogna andare ad ottenere delle gemme che si possono ottenere appunto solo tramite acquisto in app. Comunque è un compromesso che è anche abbastanza giusto, perché per il resto il gioco è free to play e soprattutto non mostra mai pubblicità durante il gioco. E passiamo adesso a Post Night, un GDR dalla grafica cartoon che però mi è piaciuta veramente tantissimo, realizzata molto molto bene, e in questo gioco siamo un cavaliere postino che deve andare a consegnare le proprie lettere in un'avventura che vi porta a affrontare lupi, banditi, mostri, cose del genere. Il tutto in un gameplay comunque abbastanza semplice, dato che è uno scorrimento orizzontale con sulla parte bassa dello schermo delle abilità che hanno un cooldown e dunque bisogna andare a avere un timing giusto per superare il livello. Per il resto comunque abbiamo ovviamente una suddivisione in statistiche e livelli per potenziare il personaggio, abbiamo armature, armi che si possono andare ad acquistare, così come oggetti, pozioni eccetera eccetera, ma il gameplay devo dire non è particolarmente impegnativo o difficile, è molto intuitivo e si riesce a capire velocemente quali sono le meccaniche del gioco. Comunque il gioco è gratis, ma si possono acquistare delle gemme che si possono poi usare per comprare dell'oro, che viene usato ovviamente per comprare oggetti, migliorare armature eccetera eccetera. Però comunque anche senza fare acquisti in app il gioco è molto intrigante, e anzi forse è anche, con quel tocco di difficoltà in più, diventa anche più divertente.
Beh, vi avevo promesso un quinto gioco e ovviamente non può che essere lui, Super Mario Run, il gioco dell'idraulico più famoso del mondo di casa Nintendo, arrivato sul robottino verde ed è free to play per i primi livelli e per le sfide online per raccogliere i Toad, e per il resto poi costa 9,99€, che non è un prezzo proprio basso. Comunque non servono grosse presentazioni e anzi, se volete più dettagli, vi rimando al video del nostro Matteo che l'ha trattato veramente in modo approfondito. E per scusarmi ancora di non aver fatto uscire il video di febbraio, vi consiglio anche Fire Emblem Heroes, sempre di casa Nintendo, un gioco veramente molto molto bello e assolutamente da recuperare. Dunque, per questo mese è tutto e dal prossimo mese ci sposteremo alla seconda domenica del mese per l'uscita di giochi for Android, dunque segnatevelo sul calendario e come sempre continuate a seguirci anche su tuttoandroid.net/giochi, dove ogni giorno vi raccontiamo tutte le ultime novità. Dunque, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like qui sotto, iscrivetevi al canale, condividete questo video con tutti i vostri amici gamer e noi ci vediamo tra 2 settimane. Ciao!